Arriviamo a questa partita contro Pesaro dopo questa lunghissima trasferta in Ucraina e certamente una trasferta che non ci lascia, non mi lascia soddisfatto della prestazione, una prestazione certamente che volevamo diversa con un risultato che poi alla fine, al di là del tiro, non tiro, poteva anche finire diversamente, ma non avrebbe cambiato la sostanza della valutazione della partita, per quanto è da premettere che vincere in Europa fuori casa non è mai facile, come ci dimostra spessissimo il campionato in Europa e lo dimostra anche il nostro girone con la sconfitta di Le Mans in Svezia. Ma premesso questo, credo che dovevamo offrire una prestazione diversa in termini di continuità di gioco e soprattutto di capacità di chiudere o azzannare la partita quando l'inerzia era tornata decisamente nelle nostre mani. Quindi sotto questo aspetto è naturale che ci sia la volontà, come è giusto che sia, da parte dei giocatori che sono i primi a non essere contenti e soprattutto di essere i primi a essere consapevoli di non aver giocato una buona partita. Ci deve essere un senso di responsabilità da parte di tutti. E in questo senso, per tutti intendo veramente tutti, a cominciare dal sottoscritto e a proseguire con lo staff che mi segue, con lo staff medico, perché credo che sia quando si parla di squadra per definire poi i compiti e le responsabilità, sia molto importante che ognuno per il proprio ruolo cerchi di essere tra virgolette migliore di quello che andrà ad incontrare, nel senso che noi come staff tecnico dobbiamo cercare di far di tutto per cercare di essere migliori dello staff tecnico avversario, stessa cosa sarà per lo staff medico, stessa cosa deve essere per i giocatori, non tanto per il proprio uno contro uno, ma proprio all'interno di un gioco di squadra. Quindi credo che dobbiamo tutti, come facciamo da professionisti, cercare di dare tutti qualcosa di più per le proprie singole responsabilità che poi naturalmente vanno incanalate all'interno di una responsabilità e di una prestazione di squadra che deve un po' poi riprendere quello che è stato il lavoro durante la settimana. Questo per dire cosa? Per dire che spesso le cose sono, tra virgolette, diverse nel momento in cui vai ad affrontare avversari diversi e soprattutto quando poi devi cercare di mettere in condizione la squadra di esprimere le proprie cose e questo non succede con continuità come è stato appunto nella trasferta in Ucraina. Quindi andiamo a Pesaro con questo intento, con l'intento di cercare di fare la partita, sapendo che Pesaro è una squadra in questo momento che viene da quattro sconfitte consecutive, anche se tutte maturate in maniera un po' diversa, quindi sarà una squadra arrabbiata che gioca in casa, è una squadra che secondo me ha qualità soprattutto nei giocatori esterni e nel numero 4 Jones che poi viene mosso nelle due posizioni. Sarà importante avere tenuta mentale per 40 minuti e cercare di limitare queste pause che abbiamo avuto anche in Ucraina e che un po' abbiamo avuto anche in casa nell'ultima partita contro Cremona. Quindi sotto questo aspetto, ripeto, c'è una richiesta da parte di tutti di fare un passettino in più, ognuno per il proprio ruolo. Si tratterà di una partita certamente fisica, certamente come posso dire, di contatti e quindi sarà importante approcciare nella maniera giusta. Cercando di avere però la mentalità di chi minuto dopo minuto deve star lì sul pezzo perché sarà una partita anche questa molto, molto intensa.